adesso in Ungheria da qualche anno si sta cercando di fare i conti con l'Olocausto. Ancora, e questa sarà la fine di questo nostro incontro odierno, mostrerò come invece dopo anni in cui si è cercato di affrontare la verità storica, come invece adesso si stia di nuovo cercando di mettere la testa sotto la sabbia. Quindi proprio per questo motivo, perché evidentemente l'uomo non riesce a fare i conti con questa tragedia causata da se stesso, la più immensa tragedia dell'umanità, e viene sempre, arriva continuamente un nuovo rigetto. Quindi noi dobbiamo, proprio per questo, anno dopo anno, cercare di ricordare, di rinfrescare la memoria e sopportare di guardare in faccia quello che è successo, perché non accada più. Adesso accennerei brevemente alla storia degli ebrei d'Ungheria, perché non va dimenticato che una vittima su tre ad Auschwitz era ungherese, e che è una vittima su 10 dell'Olocausto pure. E gli ebrei, troviamo tracce di ebrei nell'attuale Ungheria già nel secondo secolo d.C., ovvero gli ungheresi magiari arriveranno soltanto alla fine del Novecento, cioè alla fine dell'Ottocento, nell'896 varcano il bacino dei Carpazi. Gli ebrei sono lì da più di 600 anni. E c'è una forte comunità ebraica a Buda, la capitale attuale Budapest è costituita di tre città, il nucleo originario era Buda, quello che sta sopra il castello, e quindi lì troviamo già le sinagoghe risalenti al 300, conservate anche oggi, una comunità costituisce praticamente l'intelligenza e anche l'anima del commercio. In seguito Budapest, che tra l'altro intorno agli anni 20-30 viene chiamata scherzosamente, a volte anche con scherno, Judapest, ha una popolazione numericamente molto elevata di ebrei, e sono ebrei assimilati, ebrei che alla fine dell'Ottocento, quando l'Ungheria è molto forte perché insieme all'Austria fa la monarchia austro-ungarica, diciamo a pari diritto, gli ebrei costituiscono la costola dell'industria, dell'imprenditoria ungherese, e sono disposti all'assimilazione, parlano, sono di madrelingua ungherese, e sono anche i promotori della cultura, i giornalisti, un giornalista su due è di origine ebraica in Ungheria, i migliori scrittori, poeti, sono tutti di origine ebraica, la cinematografia è ebrea in Ungheria, e tra l'altro esportano, perché Hollywood nasce grazie agli ebrei ungheresi, la scienza pure, i premi Nobel ungheresi, e sono numerosi, a cominciare da Johann von Neumann, che è il padre del computer, sono tutti ebrei ungheresi, e quindi la loro scomparsa, ne muoiono 430.000, della comunità ungherese ebraica che conta 1 milione sul territorio esteso dell'Ungheria e 600.000 nell'Ungheria attuale, e ne scompare una gran parte, e quindi lascia anche un vuoto nella vita civile ungherese. Passerei la parola adesso. Grazie.
18 marzo 1944. Mio piccolo diario. A Budapest ci sono continui allarmi antiaereo. Ho tanta paura che presto ce ne saranno anche qui. Non riesco quasi a scrivere a causa della preoccupazione per quello che potrebbe succedere se dovessero bombardare Nagy Várad. Io voglio vivere a tutti i costi. Venticinque marzo 1944. Non ci sono cambiamenti. Sono stata a scuola, ma non ci devo più tornare, perché finisce l'anno scolastico. Ero appena tornata da scuola quando sono arrivati i soldati tedeschi con cannoni e carri armati, come quelli che vedevo nei cinegiornali. A Budapest c'è sempre allerta aereo. La radio segnala pericoli nel cielo e comincia con «Bashka Baia, attenzione!» E noi spegniamo sempre, perché io ho paura. Tanto, se volassero verso Nagy Várad, suonerebbero le sirene. Nonna dice che gli ariani salutano con freddezza e girano la testa dall'altra parte. C'è un nuovo governo, e Stojai ne è il capo. Non conosco il resto, ma Aghi dice che è la fine. Non arriveremo a vedere la fine della guerra. Io però voglio arrivare viva e voglio nascondermi. La cosa migliore sarebbe da Justi, perché nessuno farà del male ai Poroslai, che sono ariani. A nonna danno sempre delle medicine e quando le prende non parla. Guarda davanti a sé, sedute per ora in poltrona. Aghi parla al telefono con Budapest tutte le sere. I suoi amici là dicono che a Budapest va molto peggio e meno male che sono a Nagy Várad perché la polizia. Anzi, anche la polizia tedesca, che si chiama Gestapo, ha già cercato lo zio Béla. Mio piccolo diario, sono infinitamente infelice per l'arrivo di questi maledetti tedeschi. Lo zio Béla dice che i russi sono già in Romania e a giorni sbarcheranno anche gli inglesi e gli americani. Avrebbero dovuto sbarcare già da tempo. E non capisco come faranno. Ci penso tanto, ma non riesco a immaginarmelo. Nonna ripete in continuazione che lo sbarco non riuscirà, perché i tedeschi sono molto forti. Io però credo che i russi sono più forti ancora, perché sono già in Romania, in un territorio più vicino del mare dove poter sbarcare. 7 aprile 1944. Oggi sono venuti a prendere la mia bicicletta. Stavo per combinare un grosso guaio. Sai, mio piccolo diario, vedere dei poliziotti dentro casa mi ha spaventato a morte. So che ora i poliziotti fanno solo del male laddove entrano. La mia bicicletta aveva la targa e nonno pagava la tassa, dunque i poliziotti l'hanno trovata perché era registrata al municipio. Con il senno di poi mi vergogno di quello che ho fatto. In poche parole, mio piccolo diario, mi sono buttata per terra da dietro e ho abbracciato la ruota posteriore della mia bici e ho urlato ai poliziotti cose come «Si vergognino, stanno portando via la bicicletta a una bambina, questo è un furto!» Per mettere insieme i soldi per questa bici abbiamo risparmiato per un anno e mezzo e abbiamo venduto la vecchia bici da bambina, il fasciatoio e il vecchio e consunto cappotto invernale di nonno. Hanno contribuito i nonni, Justi, Aghi e lo zio Béla, nonna Luisa e anche papà. Non c'era ancora tutto il denaro necessario, ma Hoffman me la teneva da parte. Ha detto persino che avrei potuto portare la bici a casa, che papà e nonno gliela avrebbero pagata. Non volevo portarla a casa prima che ci fosse tutto il denaro. Facevo comunque un salto al negozio di Hoffman ogni volta che era possibile, per accertarmi che la bici rossa fosse ancora là. Quanto rideva Aghi quando le ho detto che avendo finalmente tutti i soldi ero andata al negozio per portare la bici a casa, senza però sedermici sopra. La condussi come si conduce un bel cane grosso. Ho amato tanto questa bici fin dall'inizio e l'ho chiamata Venerdì, quello di Robinson Crusoe, che le si addice benissimo. Prima di tutto perché l'avevo portata a casa un venerdì, poi perché
venerdì è il simbolo della fedeltà. La fedeltà a Robin, a Robinson. La bici venerdì. Sarebbe stata fedele a Eva Robinson. E avevo ragione. Perché in 3 anni non mi ha causato il più piccolo problema. Non si è mai rotta. Non è costata del denaro. Anche Maritza e Annie hanno dato nomi alle loro bici. Maritza l'ha chiamata Horsey, ossia cavallo in inglese. Annie invece Bersi, perché è un nome divertente. Uno dei poliziotti era molto arrabbiato. Ha detto che mancava solo la sceneggiata di una brutta bambina ebrea perché le portavano via la bicicletta. Ai bambini ebrei, d'ora in poi, non spetta nessuna bicicletta, ma nemmeno il pane che gli ebrei sbafano al posto dei soldati. Puoi immaginare, mio piccolo diario, come mi sono sentita mentre me lo sbattevano in faccia. Ho sentito qualcosa di simile soltanto alla radio, forse l'ho letto in un giornale tedesco. Ma è diverso leggerlo da quando te lo dicono in faccia. Per giunta, mentre... Cosa pensa questo poliziotto cattivo? Che noi l'abbiamo rubata. L'abbiamo comprata da Hoffman con il denaro guadagnato da nonno e da tutti quelli che hanno contribuito. Comunque l'altro poliziotto deve aver provato pietà di me, mio piccolo diario. Si vergogni, signor collega, ha detto. Ha una pietra al posto del cuore? Come può parlare così a una bellissima ragazzina? E poi mi ha accarezzato i capelli e ha promesso che starà attento alla mia bici. Mi ha dato una ricevuta e mi ha detto di non piangere, perché quando sarà finita la guerra me la restituiranno. Al massimo bisognerà farla rimettere a posto da Hoffman. Aghi ha detto che stavolta abbiamo avuto fortuna, ma la prossima dovremo lasciarli portare via tutto quello che vorranno. Tanto non si può contrastarli e non dobbiamo far vedere a quelle brutte bestie quanto soffriamo. Io però non capisco, Aghi. Non mi importa se sanno o non sanno che noi soffriamo. Non è difficile capire che chi sta perdendo tutto e presto non avrà neppure soldi per mangiare non può che soffrire. Comunque sia, non importa. Anche se Aghi non abbraccia la ruota posteriore della bici e piange, basta guardarla per vedere che lei non soffre soltanto, ma trema giorno e notte per lo zio Bela. Grazie, grazie per questa bella lettura. E adesso vi facciamo vedere 3 video, in realtà è uno solo, però è diviso in 3 parti per motivi tecnici. Parla Stefano Bottoni, storico, italo-ungherese, vive a Budapest ed è membro dell'Accademia delle Scienze d'Ungheria. La tragedia collettiva che colpì tra i tanti anche la piccola Eva Noizara Doradia nel 1944 ha origini storiche profonde. Le sue origini possono essere ricercate principalmente nelle conseguenze negative della fine della Prima Guerra Mondiale sull'Ungheria. L'Ungheria aveva fatto parte per un cinquantennio dell'Austria-Ungheria, dell'Impero Asburgico, era stato uno Stato potente, semi-indipendente, e dopo aver perso la guerra si ritrovò con un territorio smembrato, aveva perso quasi 2/3 della popolazione del territorio, si ritrovò con uno Stato finalmente indipendente ma privo di ogni potere, uno Stato povero, uno Stato penalizzato a livello internazionale, uno Stato smilitarizzato per volontà delle potenze vincitrici, uno Stato soprattutto profondamente frustrato. Gli ebrei ungheresi, a partire dal 1919, quando il reggente Miklós Horthy prese il potere sulle rovine dell'esperimento bolscevico guidato dall'ebreo Béla Kun, gli ebrei ungheresi ebbero a soffrire già dall'inizio degli anni 20 le conseguenze del nuovo corso politico, che era conservatore, reazionario nei valori, non era totalitario, ma aveva una matrice profondamente cristiana e implicitamente anti-ebraica. Vennero varate nel 1920 leggi relative al cosiddetto numerus clausus, ovvero leggi che regolavano l'accesso degli ebrei a un certo numero di professioni,
E queste leggi vennero abolite soltanto alla fine degli anni 20, dopo la stabilizzazione economica e politica. Queste leggi non colpirono naturalmente persone come Evo, come i genitori di Evo, che vivevano in un altro stato, la Romania, ma si inquadrarono in un clima profondamente frustrato, profondamente deluso, profondamente revisionista nei confronti dei territori ceduti dall'Ungheria agli stati circostanti, quindi alla Jugoslavia, alla Cecoslovacchia e in primo luogo alla Romania, inclusa la Transilvania, e determinarono uno stato d'animo collettivo che era profondamente negativo nei confronti non soltanto della democrazia, ma anche del sistema di stabilità e di sicurezza che le potenze democratiche europee tentavano faticosamente di costruire negli anni 20 sulle rovine della Grande Guerra. Quindi l'Ungheria divenne, a partire dagli anni 30, insieme alla Germania nazista, uno dei principali motori della revisione dei trattati di pace che avevano chiuso la Prima Guerra Mondiale. Dal 1938 al 1941 l'Ungheria di Miklós Horthy recuperò una parte dei territori perduti dopo la Prima Guerra Mondiale tramite la politica di alleanza con la Germania nazionalsocialista di Hitler e la revisione territoriale pacifica o violenta nei confronti degli stati vicini. Nel novembre 1938, tramite un arbitrato, il primo arbitrato di Vienna, l'Ungheria recuperò una striscia meridionale di quella che era la Slovacchia all'interno della Cecoslovacchia, il Felbidek. Nel 1940, nell'agosto 1940, con il secondo arbitrato di Vienna italo-tedesco, l'Ungheria recuperò quasi metà del territorio transilvano, tra la quale anche la città di Nagyvárad, Oradea, che era una città a stragrande maggioranza ungherese, con una grande popolazione ebraica, ed era una città che aveva sempre mantenuto nel corso anche degli ultimi decenni trascorsi all'interno del regno della Grande Romania legami strettissimi con la madre patria, ed era una città in cui la grande comunità ebraica, una comunità che contava decine di migliaia di persone, quasi un quarto della popolazione, e rappresentava il fulcro della classe media ungherese, della borghesia, del ceto intellettuale. Ecco, era una città in cui questa classe media ungherese fondamentalmente lavorava per la cultura ungherese, viveva nella cultura ungherese. E poi nel 1941, in seguito all'aggressione alla Jugoslavia, le truppe ungheresi entrarono come truppe di occupazione nella Serbia settentrionale, in quella che poi sarebbe diventata la Vojvodina. E nel 1939 l'Ungheria, sempre con un colpo militare, aveva recuperato tutta la Transcarpazia. Queste previsioni territoriali suscitarono molto entusiasmo in Ungheria, ma anche preoccupazione. Non è un caso che dopo l'ultima di queste, nell'aprile 1941, l'allora primo ministro Pál Teleki, che pure era stato uno dei propulsori di queste revisioni territoriali, si suicidò, proprio in quanto aveva capito, prima di tutti gli altri esponenti dell'elite politica ungherese, che l'Ungheria stava commettendo un suicidio, e questo sarebbe divenuto chiaro negli anni successivi. Dal 1940 al 1944, quindi, la città di Nagyvárad e i suoi abitanti tornarono parte dell'Ungheria, Evo e i suoi familiari tornarono cittadini ungheresi, ma dal primo giorno in cui le autorità ungherese misero piede nella città, gli ebrei vennero sottoposti alle vessazioni e alle discriminazioni alle quali gli ebrei erano già sottoposti altrove in Ungheria.